Carissimi fratelli e sorelle, buonasera e benvenuti alla rubrica Ben Rivista. Io sono Fabrizio Scicali, sono coordinatore della Diocesi di Catania e membro aggiunto in Consiglio nazionale come secondo membro della Sicilia. Quando mi è stato detto di preparare un articolo tratto dalla rivista e di commentarlo, non vi nascondo che ho avuto un attimo di perplessità, perché io ho una grandissima collezione di riviste che arrivano fino al 1984-85, quindi 35-36 anni di riviste, e andare a scegliere un articolo non è stato semplice, anche perché sono riviste che spesso consulto e quindi avevo anche tante idee su quale articolo prendere. Alla fine ne ho scelto uno, è quello che vedete. È tratto dalla rivista numero 2 del febbraio del 1985. L'ho scelto innanzitutto perché il 1985 è la data in cui ho ricevuto l'effusione e poi perché in fondo ricalca un po' quelle che sono state le origini del nostro rinnovamento. La rivista infatti ci permette di tracciare una storia, ecco, una linea, un solco nella storia della nostra salvezza, della salvezza che ci riguarda da vicino. E questa storia è una storia che come vedremo verso la fine, ha un filo unico e lo scopriremo verso la fine dell'articolo. L'articolo in questione è stato scritto da un anziano, Tarcisio Mezzetti. Il titolo è Preghiera comunitaria e comunione tra i fratelli. Parlare di preghiera comunitaria ad un gruppo di animatori non è facile, diceva Tarcisio. Non vorrei dire cose ovvie, tuttavia ho bisogno di partire proprio dall'inizio. Che cos'è una preghiera comunitaria del rinnovamento? Non sempre si ha un'idea precisa di cosa sia una preghiera comunitaria con l'uso dei carismi. Avere l'idea precisa non è facile, d'altronde perché la cosa è di difficile definizione. È altrettanto pacifico che non esiste alcun testo che l'insegni e nessun corso dove la si possa imparare. C'è l'esperienza diretta di tanti fratelli che, illuminando la nostra mente, hanno riaperto alla nostra reale comprensione vari passi del Nuovo Testamento che prima ci sembravano oscuri. Questa definizione che veniva fatta nel 1985 è assolutamente attuale anche oggi. Ma tutto ciò, per quanto bello e reale, non ci dà una conoscenza codificabile di quella cosa meravigliosa e misteriosa che è la preghiera comunitaria carismatica, perché nessuno può imbrigliare l'infinitamente libera e gioiosa fantasia dello Spirito di Dio. E se non ne comprendessimo niente, però, come sarebbe possibile animarla? Mi sono sforzato quindi di lasciarmi guidare dallo Spirito nel focalizzare alcuni punti. Allora vediamo quali sono i punti più di rilievo che Tarcisio evidenziava. La preghiera comunitaria carismatica è comunitaria perché un organismo è carismatica perché vive di una vita propria, di una vita divina. È un fermento più grande, molto più grande di noi che viviamo in quel momento. Gesù stesso ci ha dato la chiave principale per comprendere la preghiera comunitaria. In verità vi dico ancora, se due di voi sopra la terra si accorderanno per domandare qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli ve la concederà, perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. La cosa più importante che Gesù ci dice è che siamo riuniti nel suo nome, lui è in mezzo a noi. In mezzo significa che Gesù sta tra noi e vuol dire anche che Gesù vive nel suo corpo, che è la Chiesa, quindi vive in noi. Un incontro di preghiera è quindi sempre segno e realtà della Chiesa. Se siamo riuniti nel suo nome, Gesù è in mezzo a noi. E due cose succedono. Gesù, che Dio ci parla, è il luogo sul quale stiamo, è Terra Santa. Terra Santa della nostra salvezza, che dobbiamo attendere, dice San Paolo ai Filippesi, con timore e tremore. Quindi essere presenti, diceva Tarcisio, essere presenti ad una preghiera comunitaria con questo spirito vuol dire presenziare ad un evento, ad una teofania. Sarebbe bene che ce ne ricordassimo quando entriamo nei nostri incontri, quando entriamo durante a presenziare una messa. È veramente una teofania, Gesù è presente. Questa fu la grande scoperta che il rinnovamento fece fare ai primi, proprio ancora nel 1985, parliamo ancora della prima generazione del rinnovamento. Se tutti sentiranno veramente la presenza di Dio, non ci sarà più la corsa al guaritore, al supercarismatico.
È bellissimo questo, davvero dobbiamo renderci conto che tutte le volte che ci incontriamo Gesù è presente. Dopo aver rimesso il Signore al centro dell'incontro di preghiera, dobbiamo adesso sapere come pregare comunitariamente. La preghiera comunitaria non è la preghiera di molti individui, ma è la preghiera di un corpo, di una comunità di fratelli. Siamo fratelli che hanno capito che Gesù è venuto in mezzo a noi come colui che serve. E che ci ha detto: vi ho dato infatti l'esempio perché come ho fatto io, facciate anche voi. Questo è uno dei principi fondamentali di una preghiera comunitaria, il servizio reciproco. Vedete, lui racconta anche di un'immagine, che ebbe proprio durante un evento, c'è questa sua testimonianza, e dopo aver ricevuto la comunione, mentre chiedevo al Signore, che lo illuminasse, queste sono le parole sue, quindi che mi illuminasse, ho ricevuto un'immagine mentale molto viva. Su un piccolo collerboso, su una grande pietra, sedeva Gesù. Tutti noi andavamo in fila verso di lui con un cesto di vimini nelle nostre mani, in atto di offerta. Alcuni avevano nel cesto due pani e due pesci, la maggior parte niente. Arrivati davanti a lui, Gesù benediceva i nostri cesti e chi aveva due pani e due pesci si ritrovava con un cesto pieno. Gli altri ricevevano solo due pani e due pesci. Il tutto. Ecco, chi portava qualcosa riceveva abbondantemente per sé ed anche per donare agli altri. Chi non portava niente riceveva solo quanto bastava per sopravvivere quel giorno. Come vedete, un'altra sorella, continua ancora, mi mostra il Vangelo di Marco aperto alla moltiplicazione dei pani, dove Gesù, rispondendo alle preoccupazioni dei discepoli per le folle affamate, dice: voi stessi date loro da mangiare. È interessante notare come questa parola è la stessa parola che fa parte appunto dello sviluppo della 44ª conferenza che si aprirà proprio domani. Ho capito tante cose, diceva Tarcisio, ho capito che Gesù avrebbe riempito anche il mio cesto malgrado la povertà della mia offerta, ma ho capito anche che dar da mangiare è un comandamento a cui nessun cristiano che crede in Gesù e nel suo nome si può sottrarre. Tutti siamo incapaci, ce lo dice anche San Paolo, anche lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza perché nemmeno sappiamo cosa sia conveniente domandare. Ma lo Spirito stesso intercede con insistenza per noi con gemiti inesprimibili. E colui che scruta i cuori sa quali sono i desideri dello Spirito, perché egli intercede per i credenti secondo i disegni di Dio. Ma se non si cerca Gesù e solo Gesù, diceva Tarcisio, il rinnovamento può diventare anche pericoloso. Cercare Gesù è nient'altro se nei nostri incontri c'è Gesù vivo e vero, di chi avremo bisogno? Gesù è tutto, Gesù guarisce, Gesù consola, Gesù rafforza, Gesù dona la gioia. È Lui che ci ha detto: venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, ed io vi ristorerò. E qui individuava Tarcisio le condizioni della preghiera. Se le condizioni della preghiera saranno queste, una sensibile presenza di Gesù, il senso della santità e della grandezza del momento di preghiera, la potenza dei carismi, la preghiera del corpo, lo spirito di servizio e l'ascolto della parola di Dio, se ci sarà verità e vigilanza, se ci sarà preghiera intensa e corale unita all'Eucaristia quotidiana, poiché scrive San Paolo: c'è un solo pane, noi pur essendo molti siamo un sol corpo. Tutti infatti partecipiamo dell'unico pane, ne conseguirà inevitabilmente che la presenza attiva di Gesù, che è amore, non potrà che abbondantemente produrre amore nel corpo e comunione tra i fratelli. Diceva ancora Tarcisio: la divisione lacera il corpo di Cristo. Quando nel gruppo ci sono divisioni, rivalità, invidie e gelosie, desiderio di primeggiare, ciò avviene perché nel momento della preghiera comunitaria il volto di Cristo è sfocato o invisibile. E qui racconto un'esperienza che lui ebbe nel cercare di conciliare due fratelli che avevano litigato. Ebbe un'immagine: mentre pregava, vide proprio il corpo martoriato di Cristo. Avrei voluto baciare quelle ferite, lavarla dal sangue, curarla, ristabilire la bellezza di quel corpo adorabile. Pregavo intensamente. A questo punto vidi tutte le mie liti, le nostre liti, il corpo distrutto del nostro amato Gesù. Ebbi il senso che un brivido, un singhiozzo avesse scosso quel corpo che era di Cristo. Con le lacrime agli occhi sentivo dal profondo di me salire un grido incessante e sempre uguale: Gesù, che cosa ti abbiamo fatto? Che cosa ti abbiamo fatto? L'unità dei fratelli, la comunione,
è un'opera divina ed è il frutto dello Spirito, che non è opera dell'uomo. Se infatti Dio abiterà in mezzo a noi, in noi come corpo, in noi abiterà l'amore stesso di Dio, perché Dio è amore, e l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. È interessante vedere come queste parole sono le stesse parole che ascolteremo domani. È bello pensare che attraverso la rivista abbiamo potuto ricostruire questa bellissima profezia che è partita oltre 35 anni fa e che preannunciava la meravigliosa enciclica di Papa Francesco, Fratelli Tutti, e di conseguenza anche il tema della nostra 44esima convocazione che si aprirà domani. Siamo tutti fratelli. Ed è con questa parola che vi saluto e vi auguro anche una buona conferenza. Gesù è il Signore. Alleluia.